Scommetti che torni a casa e dici: non pensavo che la chimica fosse così semplice, non pensavo di capire la chimica così velocemente? È strutturato in maniera che uno possa fare il primo giorno e solo quello, dove si parlano di zuccheri e si conclude all'interno del primo giorno. Il secondo giorno si tratta grassi e proteine e si conclude. Quindi chi non ha fatto il primo giorno può tranquillamente fare il secondo giorno senza avere problemi. Il terzo giorno si parla di stabilizzanti ed emulsionanti e fibre. Di queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasi, ce n'è una che è più importante delle altre. Secondo voi qual è? Tutto ciò che facciamo deve essere indirizzato alla vendita, anche se si tratta di chimica. Perché sempre di più il consumatore guarda il gelatiere non come l'uomo che addobba il cono con due, tre gusti, un pistacchio, cioccolato e fragola, ma guarda l'uomo come un esperto del settore. Il corso è rivolto a tutti quei gelatieri che credono che la formazione sia importante. C'è un detto che gira tra i formatori che dice: se pensi che la formazione sia costosa, dovresti provare l'ignoranza e vedere quanto costa. Se io ti dico bilanciamento, cosa pensi? Un segno zodiacale, sai che gli atomi soffrono di solitudine, per cui si abbracciano uno con La l'altro. parte chimica, se raccontata in un certo modo, può essere anche molto divertente. Conferma lei, dottore? Ok. Ma perché non strutturare un corso che abbia insieme sia la parte di tecnica di gelateria, quella che troviamo sul Caviezza, quella che troviamo sui libri di Angelo Grasso, quella che troviamo su tutti i libri, in modo che quella ci sia. E in più metterci qualcosina di chimica che i libri sfiorano soltanto. Adesso cominciamo a parlare un pochino di chimica. Tutti gli argomenti che vengono trattati c'è sotto una diapositiva, perché la nostra mente lavora per immagini. Se io ho bisogno che qualcosa rimanga in testa a qualcuno, devo parlare assolutamente per immagini. Questo si chiama legame semplice, questo doppio legame. Qualsiasi cosa dico deve corrispondere a un'immagine. Ok, ci troviamo d'accordo qua? Perfetto.